Come ti chiami? Laura. Francesco. Nur. Fabio. Silvia. Domenico. Qual è la tua città d'origine? Palermo. Milano. Tunisia. Milano. Novara, Piemonte. Agrigento, Sicilia. Ti sei trasferito o hai mai pensato di trasferirti? Mi sono trasferita tante volte nella vita. Mai per lungo tempo. Non mi sono mai trasferito. Mi sono trasferito da Zibido a Cesano. Mi sono trasferita. Mi sono trasferito. Come mai? Sempre per studio o per lavoro? Per lavoro rimanevo qua. Per la scuola. Per lo studio. Amore per mio marito e per Milano. Amore per la vita, per le cose nuove. In che zona vivi? Adesso a Portello. Io tra Brenta e Lodi. Zona San Siro. Cesano Boscone. Pagano. Bande nere, siamo vicine. Hai vissuto in altre zone oltre a questa? A Milano sì, ho vissuto 2 anni a Porta Venezia. Sì, tantissime zone, ho vissuto Porta Venezia, Calvairate, Centrale, Lambrate, Ortica, Ticinese, poi per tutto. No. Zibido San Giacomo. No. Porto di Mare, vicino Corvetto e poi un po' qua, un po' là, in giro per Milano, soprattutto il primo anno. Periferia o centro? Allora, per me il discorso centro-periferia è un po' più articolato, perché io vengo dalla periferia dell'Italia, mi sono spostata e adesso vivo in periferia dopo essere stata per 2 anni al centro di Milano. Periferia. Centro. Periferia. Centro. Centro. Quali sono i vantaggi del centro e quelli della periferia? Beh, allora, stare al centro sicuramente ti dà più opportunità per visitare i musei, i centri d'arte, magari anche i locali, però insomma la periferia ha tanti altri vantaggi. Ma il centro ha tutta una serie di servizi molto più facili da raggiungere, però è caotico, omologato e estremamente costoso. Invece la periferia ha tutta una serie di svantaggi che però possono essere più interessanti da vivere. In centro ti puoi spostare facilmente, puoi vedere molte più cose, in periferia invece, lì c'è la tranquillità, quindi... Sì, la periferia è più caotica. I vantaggi del centro? Più ordine, più tranquillità, girare più tranquilla. Vantaggi della periferia, più verde, meno traffico, meno caos, più parcheggio. I vantaggi del centro, più sicurezza, e i vantaggi della periferia, meno cara. Cosa manca al centro che ha la periferia e viceversa? Allora, il centro sicuramente ha la facilità. Spostarsi in periferia non è la stessa cosa che spostarsi al centro. Però la periferia ha anche la tranquillità, ha anche la possibilità di non sentirti quello che tu in fondo non sei, perché magari al centro ci stanno i ricchi o chi ha la possibilità appunto di fare un mestiere dove guadagna tanto. Ecco, in periferia puoi essere quello che sei realmente, non quello che vorresti essere. Ma il centro sicuramente ha più servizi, ci sono più contesti sia culturali e non. La periferia ha il vantaggio di essere ancora un po' esplorata e quindi ci sono realtà che possono essere da rivedere, da riesplorare e da scoprire, cosa che il centro invece, cioè tutto quello che doveva dire l'ha già detto. Beh, in centro forse più tranquillità come in periferia e non saprei dire. In centro puoi visitare più cose, e ci sono più negozi, invece in periferia non c'è molto da fare. Al centro mancano spazi, manca parcheggio, mancano affitti sostenibili. Alla periferia mancano, non la conosco bene, forse mancano alcuni servizi,
e manca la sicurezza di poter girare tranquillamente. Al centro manca, diciamo, una certa accoglienza che si possa basare sul reddito, no? Di tutti, cioè è poco accessibile a tutti, mentre alla periferia manca la sicurezza. Vabbè, non abbiamo fatto una papera, eh? Ci potete fare un applauso? Grazie Fabio, grazie Nur. Grazie Italia, grazie. Mamma mia, che entusiasmo, ragazzi. Salutatevi. Ciao. Ciao prof Mangione. Siete stati bravissimi. Okay.